Luca e a Consultic per questo invito, grazie a Marco per aver deciso di essere affiancato da me in questa occasione. E già dalle prime battute hai messo un sacco di carne al fuoco, Marco, perché se pensi, Lo so. i temi sono interessanti, sono scottanti, soprattutto in questa fase. L'unica cosa che non riesco a fare però è condividere il monitor. Non so se dalla regia possono aiutarmi. Ecco qua, forse riesco da me. Trac, trac. Ora ce la faccio. E se mi confermi che riesci a guardare le slide, perfetto, ottimo. Vedo tutto nero per il momento, però immagino che stiano per arrivare. No, vedo tutto nero per il momento, Pietro. Vedo uno schermo nero. Adesso Ancora. magari se dalla regia ci danno una mano. Io vedo che il mio in condivisione ci sono le slide. Se in condivisione, schermo. Magari se anche chi ci ascolta ci dà un feedback. Se no, prova a interrompere e a rifarla la condivisione. Forse prova, sì, perché io vedevo uno schermo nero. Ecco qua. Ok, adesso le vedo. Perfetto, ottimo. E allora niente, entriamo nel vivo. L'auspicio e la richiesta di Marco la rinnovo. Evidentemente questi webinar devono essere, secondo me, anche uno stimolo per interagire. La comunicazione a una via è piuttosto noiosa, quindi se avete voglia di fare domande, anche magari off topic, sono molto molto ben accette, perché spesso ci danno anche modo di approfondire delle tematiche che magari vengono trattate in maniera veloce o marginale. Tu, Marco, parlavi di inflazione latente, ma ormai presente, considerando anche l'incremento delle materie prime, che inevitabilmente, se ci pensi, andrà a influire sul prodotto finale, con gli evidenti impatti sull'inflazione. Poi c'è il tema di mercati che ormai, dopo quegli americani, dopo 13 anni di rialzi, c'è il rischio che siano arrivati, considerando anche che il tapering ormai è deciso e partirà entro fine del 2021, e temo che anche nel 2022, fine 2022, i tassi americani saranno incrementati dopo molti anni. E poi c'è il tema dell'obbligazionario, che nonostante la situazione attuale, le politiche monetarie attuali, che continuano a pushare liquidità, comunque lo rendono abbastanza spiazzato, no? Lì il tema è che il tradizionale trade-off rischio-rendimento è un po' saltato sull'obbligazionario, nel senso che se ci pensi il rischio rimane, ma il rendimento non c'è più, e quindi tipicamente il trade-off che c'è per tutti i prodotti finanziari è un po' saltato, in questo caso a sfavore di chi va a scegliere il mercato obbligazionario. Altro tema, secondo me, molto interessante, è che durante la pandemia, quindi nel corso degli ultimi 18 mesi, l'atteggiamento degli italiani è stato abbastanza chiaro, no? Mai come in questo periodo la quantità è transitata sui conti correnti, una grande quantità di liquidità, e questo è abbastanza intuitivo, no? Tu non hai visione di quello che ti può succedere fra un certo numero di mesi, temi magari di avere bisogno di liquidità perché ti ammali, perché perdi il lavoro, perché non sai dopo la pandemia come sei messo. E quindi la cosa che istintivamente, quasi intuitivamente, vai a fare è liberare la liquidità e tenerla pronta per tutti gli usi. Detto ciò, e ne parlavamo anche un po' offline prima di cominciare, si ha l'impressione, si ha il sentore, io e te, Marco, l'abbiamo respirato proprio venerdì scorso, ci siamo ritrovati a Roma per un evento, che qualcosa sta cambiando nell'aria. Non so se anche tu hai questa impressione, Marco. Sì, per Roma c'era sicuramente un movimento diverso rispetto a 12 mesi fa. Si inizia a Ma vedere. guarda, già il fatto che 12 mesi fa io non fossi stato a Roma e questo venerdì sì, Esatto. sicuramente sintomatico. Devo dire che sì, l'ho notato e appunto sia a Roma venerdì che al Salone del Risparmio a inizio mese comunque, quindi assolutamente sì. Adesso non voglio dire niente, però sembra che comunque ci sia un'area un po' di ripartenza. Il vento sembra cambiato, e quindi tipicamente dopo che tu ti sei chiuso un po' nel tuo bunker della liquidità per ovvie ragioni,
considerando anche due temi: uno, che l'inflazione poi di fatto ti obbliga quasi a investire, e due, che temo che molte banche adesso andranno a penalizzare gli investitori che detengono liquidità. Questa è una politica che già è partita in alcune banche, soprattutto sui conti aziendali, è stato paventato anche da alcuni principali operatori finanziari, addirittura la chiusura del conto se avevi troppa liquidità così libera senza andarla a allocare. Quindi anticipo e diciamo, mi espongo, secondo me questa sarà un po' l'andazzo nei prossimi mesi. Tutto questo per dire che i consulenti in questo momento hanno una grandissima opportunità, a mio modo di vedere. Cioè l'idea di intercettare questo enorme flusso di denaro che è pronto a ritornare dai conti correnti verso il mercato. Adesso solo i consulenti più svegli, più attivi, più in grado poi di intercettare quelle che sono le esigenze dei clienti, chiaramente riusciranno poi effettivamente a far crescere il proprio portafoglio. Il tema è, qui c'è l'entrata periodica di cui faceva menzione all'inizio Luca, è secondo me un tema estremamente interessante, soprattutto in questo periodo storico dove, se ci pensate, il problema di molti investitori è stato quello di integrare il reddito corrente con delle ulteriori entrate per far fronte, per riuscire a mantenere il tenore di vita pre-Covid. Quindi tipicamente alcuni hanno un flusso di reddito più basso rispetto a un paio d'anni fa, e quindi desiderano che il proprio capitale produca dei flussi, produca dei rendimenti che poi non andranno capitalizzati sul rendimento, sul capitale finanziario, ma andranno, usciranno, e quindi andranno proprio a essere impiegati nella vita di tutti i giorni. Quindi questa secondo me è un'esigenza crescente, ritengo che sarà una richiesta ancora presente nei prossimi mesi o anni degli investitori, che quindi auspicano un rendimento periodico. E da qui secondo me il grande successo recente di Cash Collect, dei certificati di Cash Collect, di cui magari Marco ci approfondirà insomma nel dettaglio fra qualche minuto. In sostanza l'investitore vuole quello che faceva un po' l'italiano medio fino a una decina, forse 15 anni fa, cioè immaginava di tenere i soldi su, che ne so, li metteva su BTP, ogni 6 mesi gli staccava la cedolina, lui era contento perché si sentiva al sicuro, prendeva questa cedolina che in termini nominali era più o meno interessante, non si faceva il ragionamento sul tasso di inflazione e quant'altro, era un atteggiamento un po' grossolano, ma insomma, morale alla favola, erano tutti contenti. Il tesoro che aveva una grande quantità di sottoscrittori, i sottoscrittori che tutto sommato mettevano la testa sul cuscino pensando di aver fatto la cosa migliore, e quindi tutto andava abbastanza liscio. Il tema però è che adesso non solo c'è tanta liquidità bloccata per il motivo di cui dicevamo prima, ma anche i rendimenti offerti al mercato obbligazionario sono evidentemente molto bassi. Se tu vuoi un obbligazionario governativo euro, avevo anche preparato una slide, questa non è dell'8 gennaio, ma insomma la situazione è più o meno analoga, con qualche decimale in più, ma insomma il senso del discorso non cambia. Di fatto, se vuoi andarti a comprare un'obbligazione governativa in euro, devi tu pagare devi pagare ad esempio il cancelliere tedesco che verrà eletto fra un po' per tenerti i soldi nella sua cassaforte. Quindi si è un'obbligazione sostanzialmente un decennale tedesco offre un rendimento negativo, e quindi sei tu che devi pagare una sorta di custodia per questo tipo di investimento, e come dicevo altera un po' quello che è il normale trade-off rischio rendimento. E qui quindi il tema è molto interessante, no? Che fai? Ragioni ancora alla vecchia maniera e dici no, io faccio il consulente da anni, sono anni che con un asset allocation conservativa in cui magari tengo il 30, 40, 50% di obbligazioni, mi sono sempre trovato bene, per carità di Dio non mi fate uscire dalla mia comfort, oppure sei un po' più skillato, un po' più sul pezzo e cerchi di trovare una soluzione migliore rispetto anche al contesto attuale. E secondo me qua ci sarà un grande crocevia, no? I consulenti più
più skillati, più sul pezzo, più anche in grado di mettersi in gioco, trovando le soluzioni di investimento diverse rispetto al passato, faranno un grande passo avanti, no? Generando anche valore, no? Nel loro valore, e quindi sarà riconosciuto quel valore, e quindi tipicamente accresceranno inevitabilmente le loro masse gestite. Viceversa, chi non segue, diciamo, un po' quelle che sono le nuove evoluzioni del mercato, anche rispetto alle offerte di prodotti finanziari che ci sono, e qui nello specifico parleremo di certificati, ma evidentemente ce ne sono anche altre, inevitabilmente rimarrà indietro. Quindi, morale alla favola, il tema è questo: siamo a un crocevia fondamentale, ci sono tanti fondi in palio, tra virgolette, perché questa liquidità bloccata prima o poi arriverà al sistema finanziario. Bisogna trovare le soluzioni migliori. Adesso, se la logica da seguire, la richiesta del nostro cliente potenziale o del nostro cliente che abbiamo già in gestione è quella, dice: guarda Pietro, io voglio un investimento che mi produca X flussi cedolari al mese o all'anno, o addirittura, come vedremo, ci sono dei prodotti che poi analizzeremo sul finale, quindi vi consiglio di rimanere fino alla fine, che addirittura ti garantiscono un flusso cedolare certo, mensile, che sono prodotti, secondo me, particolarmente adeguati a chi magari ha il tipo di investitore che ha proprio questa esigenza urgente, no? Nel senso che magari ha degli impegni, ha, che ne so, un mutuo da pagare, e vuole farlo attraverso il capitale finanziario, e quindi ti dice: guarda, io ho bisogno di X cedole mensili proprio per far fronte a una serie di impegni. Vedremo che proprio attraverso l'anticipo dei prodotti che si chiamano Fixed Cash Collect sarà possibile raggiungere questo obiettivo finanziario, poi con delle sfumature che vedremo poi. Ma insomma, in linea di massima, se vuoi delle entrate periodiche, tipicamente i prodotti che vengono utilizzati per questo tipo di esigenza finanziaria sono l'obbligazione a tasso fisso, ETF o fondi a distribuzione, azioni con una certa storicità nel dividendo, certificati a cedola, immobili messi a reddito, o comunque tutti i prodotti che per loro natura hanno una distribuzione dei proventi. Allora, andando proprio velocissimamente a spuntare ogni prodotto che abbiamo menzionato, l'obbligazione a tasso fisso, inutile dire che adesso il mercato offre sostanzialmente nulla, devi andartela a rischiare o allungando la duration o andando magari su obbligazioni con corporate con dei rating molto discutibili, e poi possono succedere casi come sono successi nel 2020, tipo Hertz o robe del genere, che tu per andare a forzare sul rendimento atteso ti vai a prendere un corporate molto discutibile, oppure puoi andare sulle obbligazioni in valuta, dici: guarda, io vado sulla valuta esotica, vado sul rand sudafricano, vado sul peso messicano, e lì chiaramente devi essere pronto, a fronte di un rendimento atteso più alto, a prenderti tutta la volatilità di un cambio esotico. Vale la pena, per prendere qualche punto in più, prendersi molta volatilità nei denti, magari anche con rischio di drawdown importanti? La domanda, insomma, è legittima, e spesso non vale la pena, soprattutto se il portafoglio non è sufficientemente diversificato. Lato ETF fondi, stesso discorso. Chiaramente l'ETF devi subire la volatilità del prezzo, quindi non è un'obbligazione che sei certo che a scadenza rimborsa, a meno che non ci sia default, e ti dà nel corso dopo un flusso cedolare. Ti devi prendere la volatilità tipica di un ETF o di un fondo, perché il prezzo chiaramente si muove nel corso del tempo. Azioni con una storicità del dividendo, anche qui capitolo grandissimo, ma in sintesi vi ricordo che la BCE recentemente ha impedito alcune banche che avevano delle politiche di payout super interessanti, penso per esempio a Intesa, di distribuire i dividendi, cioè lo ha impedito a tutti, e quindi anche qui la storicità del dividendo conta, ma fino a un certo punto, per non parlare di Eni, che aveva sempre abituato bene i suoi azionisti, adesso ha cambiato, diciamo, la sua politica di divisione degli utili. Sugli immobili apriremo un capitolo enorme, ma in sintesi il discorso immobili va bene solo per chi ha un patrimonio molto importante e magari anche ha una capacità di diversificazione del rischio degli immobili. Insomma, morale alla favola, per farla breve, secondo me è necessario prendere in considerazione
uno strumento diverso rispetto a quello che abbiamo, diciamo, di cui abbiamo fatto menzione fino adesso, che sono i certificati. Qual è il vantaggio di inserire i certificati in portafoglio? Vado veloce sperando poi che arrivino un po' di domande, così lasciamo spazio anche a chi ci ascolta. Quindi, vantaggio di inserire certificati in portafoglio. Uno, ottenere un corposo flusso di premi stabile. Fra l'altro, e questo è un tema che è molto interessante, soprattutto adesso che siamo a meno di 100 giorni dalla fine dell'anno, il discorso fiscale. Sapete che le minusvalenze sono, è possibile recuperarle solo entro i 4 anni e quindi chi ha minusvalenze 2017, conseguite nel 2017, ha tempo fino al 31-12-2021. Sappiamo anche che i certificati sono i prodotti probabilmente più efficienti fiscalmente in quanto producono anche quando staccano un flusso solare redditi diversi e che molti intermediari contabilizzano e quindi interrogano lo zainetto fiscale al momento dello stacco cedola e questo evidentemente comporta degli indubbi vantaggi soprattutto se si utilizzano prodotti maxi cedola proprio con l'idea di come dire, prendersi altri 4 anni di tempo per prorogare il flusso, la capacità di recuperare le minusvalenze. Quindi ottimizzazione fiscale è particolarmente interessante, cosa che non c'è nei fondi comuni e negli ETF. Evidentemente la possibilità, come diciamo, aveva in qualche modo anticipato Marco, di guadagnare non solo quando il mercato va direzionale, quindi nella direzione che noi auspichiamo, ma nei prodotti che vedremo in seguito si ha la possibilità di guadagnare anche quando il mercato rimane laterale oppure anche quando genera un moderato ribasso. Quindi ci apriamo il campo al guadagno non solo in maniera binaria, indovino la previsione guadagno, in questo caso invece posso guadagnare sia quando i prezzi vanno nella direzione auspicata, sia quando vanno laterale, ma anche quando c'è un moderato ribasso. Tra l'altro, inserendo certificati in portafoglio, incremento la diversificazione e poi chiaramente allargando il portafoglio. E anche magari i sottostanti posso generare maggior diversificazione e quindi minor rischio tendenziale se non sono correlati gli asset e quindi ottenere rendimenti a scadenze interessanti. Adesso il tema è questo, soprattutto per chi non conosce il mondo dei certificati. Il tema è, magari sei stato sedotto, diciamo, da questa intrigato da questi 5 minuti di presentazione, vuoi prendere in considerazione l'idea di inserire all'interno di un portafoglio già strutturato, magari un portafoglio che si sta strutturando, può inserire il prodotto certificati e adesso tipicamente ti chiedi come, quando e quanto inserirne dentro un portafoglio. La simulazione che ti ho fatto è di una banalità abbastanza evidente, no? Però i numeri tondi spesso ci aiutano a capire un concetto, no? Immaginiamo proprio basico, iniziamo proprio dal basico. Immaginiamo un portafoglio già presente con 40% di bond, 30% di equity, 20% di asset alternativi, quindi penso che ne so a materie prime, criptovalute, addirittura insomma tutto quello che è diverso azionario e obbligazionario e 10% liquidità. Un portafoglio abbastanza standard che per i motivi che dicevo prima con un 40% di bond a meno che, come detto, non fai delle robe super esotiche o con dei rating molto discutibili, evidentemente ti dà un rendimento atteso piuttosto basso. E allora, come mettere un po' di sale in questa minestra? Magari sostituendo una parte di obbligazionario con dei certificati, addirittura potremo con un approccio conservativo, che è il primo, questo in verde, addirittura mantenere il rischio di portafoglio addirittura più basso. Come se tu, ad esempio, anziché andare a sostituire, no, la parte del 40% di bonds, vai a prendere un 5% dall'equity e un 5% dagli investimenti alternativi e quindi vai a costruire quel 5% che levi all'equity, il 5% che levi agli asset alternativi, vai a costruire un portafoglio di 10% di certificati. Quindi mantieni il bond al 40%, ma utilizzi un 5% che è elevato all'equity e che è elevato all'asset alternativi in certificati. In questo modo addirittura abbassi tendenzialmente il rischio di portafoglio, ma entri nel mondo dei certificati in punta di piedi, no? Ti rendi conto
di quanto possano generare valore se evidentemente opportunamente selezionati. Un approccio invece un po' più aggressivo è un approccio un po' più, come dire, semplificato. Dici, sai che c'è? Levo un 5% ai bond, un 5% all'equity, un 5% agli asset alternativi e vado a mettere questo 15% in certificati. Cerco insomma di bilanciare in maniera migliore il portafoglio e quindi in maniera un po', come dire, insomma, facendo una sorta di taglio orizzontale, taglio tutte le risorse agli asset come in portafoglio per andarla a spostare sui certificati. Infine, un approccio più aggressivo, probabilmente quello che è un po' più affine, diciamo, al mio modo di pensare, dico, guarda, 40% di bonds oggi è molto discutibile, sai che c'è, vado a sostituire questo 40% di bonds, lo dimezzo e vado a fare 20 di bonds e 20 di certificati, chiaramente certificati con un profilo di rischio rendimento decisamente, insomma, conservativo, e quindi ci siamo sempre nel mondo dei certificati a capitale condizionato e protetto. Insomma, morale alla favola, questo potrebbe essere una riflessione interessante, una riflessione che secondo me è coerente con i tempi attuali, con un mercato obbligazionario così poco, di così scarso appeal. Quindi queste sono le tre soluzioni proprio basiche, basiche, basiche. Detto ciò, questa, diciamo, è un po' troppo teorica come approccio, perché la mia filosofia prevede non un'asset allocation statica, vita natural durante. Penso che ormai tutti i consulenti un po' più evoluti concordino con me che immaginare un'asset allocation statica per 10 anni, quando tu magari inizi l'investimento a 35, senza figli, senza una famiglia e con un lavoro precario, poi a 45 magari si è sposata e 2 figli, è un lavoro più stabile, non ha senso tenere la stessa asset allocation che avevi 10 anni prima, perché le tue condizioni di vita sono totalmente cambiate, così come potrebbero essere totalmente cambiate le condizioni di mercato. Per questo amo molto di più le strategie dinamiche che prevedono un asset allocation che varia a seconda delle condizioni esogene e endogene del nostro cliente, quindi condizioni esogene di mercato, ma endogene anche della persona che cambia magari il suo stile di vita e le sue esigenze finanziarie, e quindi che meglio si adatta, secondo me, a mercati che sono sempre più mutevoli e quindi necessitano di un approccio certamente molto più attivo del classico buy and hold, che è un approccio, a mio modo di vedere, un po' troppo poco efficienti in mercati che si muovono così rapidamente. Quindi l'idea di base è quella di utilizzare non l'approccio statico di cui abbiamo accennato prima, ma un approccio un po' più dinamico, no? Che effettua dei ribilanciamenti periodici sulla base però di regole esplicite. Questo potrebbe essere l'approccio, secondo me, molto, molto efficiente per i consulenti, è l'approccio con satellite. Molto banalmente, proprio in due parole, che cosa prevede questo tipo di approccio? Prevede sostanzialmente la formazione di 2 grandi portafogli. Il primo, il portafoglio core, è quello dove sostanzialmente costruisci la spina dorsale, no, del portafoglio, cioè degli asset tipicamente poco volatili che rimangono in maniera abbastanza permanente nel portafoglio del cliente. E l'altra, invece, la parte satellite, invece la parte più opportunistica, no? Una parte di portafoglio che si apre e si chiude su diversi strumenti finanziari a seconda delle opportunità e delle contingenze di mercato. La logica, quindi, qual è? Partire con un portafoglio core di base, che magari impiega il, che ne so, 40, 50, 60, 70% del portafoglio iniziale, e via via che nascono delle opportunità sul mercato, andare a costruire dei portafogli satelliti con un obiettivo più opportunistico, più tattico. Quindi se tu magari adesso, che ne so, intravedi delle opportunità sul mondo commodities, vai a aprire il tuo portafoglio satellite, impieghi il 5, 10, quello 15%, quello sulla base del, chiaramente, profilo di investimento e grado di rischio che l'investitore auspicabilmente desidera prendere, e quindi vai tatticamente a costruire intorno a questa colonna vertebrale di portafoglio che rappresenta il core anche una serie di portafogli satelliti che si possono anche accendere e spegnere in corso d'opera. Uno di questi portafogli satellite
potrebbe essere molto comodamente quello che investe in certificati. Qui per esempio ho fatto un esempio, una simulazione di un ETF Life Strategy. Questo, insomma, per chi conosce questo prodotto, è un prodotto estremamente interessante, perché anche qui si può variare la componente di azionario obbligazionario presente con quattro soluzioni diverse, e quindi questo potrebbe essere il cuore del portafoglio, super economico, super efficiente, e poi intorno ci vai a costruire un portafoglio magari sui megatrend, quindi settori a più alto potenziale di crescita, uno qua un po' usato sulle cripto, uno sulle commodities e uno sui certificati. Questi portafogli, come dicevo, immaginatevi proprio dei satelliti, no? Qualcosa che ruota intorno al portafoglio centrale, ma che chiaramente è dinamico, no? E può essere eventualmente anche ridotto all'osso, o insomma ingrandito rispetto alle opportunità di mercato. Quindi in definitiva, e poi magari lascio a te Marco e a chi ci ascolta magari per delle domande, ricapitolando, grandi opportunità per i consulenti in questo particolare momento storico, grande opportunità perché ci sono grande liquidità pronta a fluire sul mercato e un'esigenza di generare dei flussi di cassa periodici agli investimenti, quindi le cedole che vengono generate senza essere investite sul mercato. Certificati offrono certamente un'ottima opportunità, soprattutto alla fine dell'esercizio, ottimizzando anche l'aspetto fiscale. Si possono inserire in piccoli, diciamo, in punta dei piedi entrare nel mondo dei certificati, sostituendo magari una parte obbligazionaria con quella dei certificati, che evidentemente hanno un diverso profilo di rischio e rendimento, ma che, come vedremo in seguito, effettivamente ci sono dei prodotti che hanno un profilo di rischio assolutamente, assolutamente, diciamo, ragionevole e interessante. Se, come nel mio caso, vogliamo avere un approccio un po' più dinamico, un po' più evoluto, si guardano le opportunità che via via sono presenti sul mercato, e quindi accanto a un cuore del portafoglio, una parte un po' più strutturata, una parte un po' meno volatile, si costruiscono tatticamente dei portafogli in corso d'opera. Questa era un po' l'idea di base. Magari poi gira a te, Marco, per i prodotti che possono più essere coerenti, no, con questa impostazione di andare a sostituire una parte del portafoglio con dei prodotti a capitale condizionato e poi io in chiusura, se vuoi, magari ti mostro un prodotto specifico, così andiamo al dunque, vediamo anche nella pratica quale potrebbe essere un prodotto adeguato a questo fine. Certo, direi ottimo. Insomma, non è stata un'introduzione, è stata una vera e propria spiegazione. È stato molto interessante, secondo me, perché ha risposto indirettamente a una domanda che viene fatta spesso, almeno a me viene fatta spesso, e la domanda è: secondo voi, quanto deve essere la percentuale in portafoglio dedicata allo strumento dei certificati? Quindi tendenzialmente poi, insomma, noi conosciamo bene, ci sono degli investitori e dei consulenti che pensano che debba essere il 100%, chi pensa che debba essere il 10%. Tendenzialmente io sono abituato a rispondere che deve essere che può essere tra un 10 e 20%, a seconda naturalmente di che prodotti si vadano ad inserire. Mi è piaciuto invece che tu hai proprio appunto dato una risposta addirittura con delle percentuali, anche facendo vedere a seconda di che approccio si voglia avere in portafoglio, quindi più conservativo, più aggressivo, eccetera, eccetera. E anche il portafoglio appunto satellite, ne avevamo parlato oggi, ed è un qualcosa che secondo me in effetti ha molto senso anche a livello di appunto costruzione di portafoglio di appunto di un cliente. Allora, guarda, io magari condivido le mie. Non so se mi vedete, No, io in questo momento no. no, non mi vedo neanch'io, vediamo se togliendo e rimettendola. No, no, forse la webcam non funziona, però andrei avanti lo stesso anche così. Fatemi condividere solamente la mia presentazione. Perfetto, mi puoi confermare che la vedi, Adesso Pietro? la vedo assolutamente sì. Perfetto. Ok, non è strano che la mia webcam non funzioni. Allora, abbiamo parlato di appunto come costruire un portafoglio satellite, anzi di perché costruire un portafoglio core satellite, quindi tendenzialmente tu hai parlato dell'ETF Life Strategy di Vanguard, possiamo anche fare dei nomi, e poi avere dei portafogli satelliti al di fuori. Quindi andiamo a cercare di capire come
e perché può essere interessante costruire un portafoglio tramite i certificati. Quindi andremo a parlare oggi dei prodotti che pagano dei premi periodici, come tu hai introdotto prima, che in effetti, come tu giustamente dicevi, sono prodotti che sono in forte crescita a livello di interesse da parte degli investitori negli ultimi anni. Perché questo? Perché vanno, secondo me, a rispondere a una domanda ben precisa, cioè com'è possibile ottenere rendimento in un momento in cui i mercati sono molto cresciuti. Questi sono dei grafici che fanno vedere i principali indici azionari da inizio anno a inizio settembre, quindi 3 settimane fa tendenzialmente, che si può vedere appunto l'indice S&P da inizio anno a inizio settembre ha fatto un più 20%, però vediamo che anche gli altri indici si sono comportati tendenzialmente abbastanza bene. Il DAX tra questi quattro che ho selezionato è quello che ha fatto peggio, è un più 14%. Tutto questo